Chi vi mostra il marcio in questa città? City Report. Chi chiami nel momento di difficoltà? City Report. Tra edifici abbandonati, quartieri vandalizzati, noi entreremo, ci siamo già entrati. City Report. Stai attento, ma dove vai? Le storie in città non finiscono mai. City Report. City Report. Bocconi e dintorni, siamo al campus universitario nuovo. Come vedete qui le pizze le mangiano direttamente per strada, ma ci sono tantissime cose da segnalare. Adesso ci facciamo un giretto qui intorno e vedrete cosa troviamo. Seguiteci. Cari amici, siamo in via Tibaldi, come state vedendo, stiamo facendo un giro per vedere un attimino cosa succede sulla questione di appunto del pane quotidiano. Guardate quanta roba buttata per terra, prendi pure Paolo, abbandonata eccetera, insomma tutte delle questioni che non sono molto di solidarietà ma sembrano molto questioni appunto di persone che fanno i furbetti come questo che abbiamo qua a fianco, ma proseguiamo e andiamo avanti. Ed eccoci qui lungo la strada, come potete vedere, guardate, confezioni di pane azimo buttate lì. Ci viene il dubbio a volte che forse qualcun altro ne avrebbe bisogno, vabbè, comunque che dobbiamo fare? E stiamo proseguendo e stiamo andando verso l'ingresso della Pane Quotidiano. E cosa c'è di più milanese nello squallore più totale che il mangiare per i piccioni buttato dalle razioni che vengono date da Pane Quotidiano per i poveri? Questa è la fine che fa buona parte del cibo in questa zona. Purtroppo ci dispiace notare che è ancora così e nessuno controlla e nessuno fa niente. E sempre facendo il perimetrale del campus Bocconi, siamo in via Bazzi 1. Qui c'è questa costruzione abbandonatissima da tantissimi anni. Guardate in che condizioni è, un degrado incredibile. Guardate le immagini. Il legno
sopra questi box è tutto marcio, come vedete c'è sporco dentro, tutta la roba che viene gettata ogni settimana, ogni giorno, quando alcuni furbetti, chiamiamoli così, recuperano le cose del pane quotidiano e poi le buttano. Guardate per esempio qui. E siamo sempre in via Bazzi 1, vi stiamo facendo vedere una di quelle proprietà che è abbandonata sempre vicino al campus della Bocconi. Come vedete qua, le messe in sicurezza, la sicurezza dei cittadini è affidata a un fil di ferro. Tutta quanta la parte laterale di quello che dovrebbe essere il cancelletto, insomma la muraglia che divide la strada dalla proprietà, guardate in che condizioni è. Messa in sicurezza, fil di ferro. Pezzo di ferro che esce, pezzo di muratura che esce, anzi, si è proprio rotta, è tutto marcio, anche qui uguale, anche qui, qui, sta tutto cadendo a pezzi. Cosa si aspetta a sistemare questa cosa a due passi dal campus Bocconi? Non fa parte dei degradi? Queste sono tutte cose che segnaliamo a quello che sarà il nuovo sindaco. Queste situazioni qui, nella Milano che vuole ospitare le Olimpiadi, non ci stanno proprio. Continuiamo a visitare via Bazzi 1, vicino al campus Bocconi, gli antri nascosti. Guardate cosa c'è. Qua c'è il numero civico. E qui? Guardate cosa c'è. Dai, entriamo. E siamo nel reparto strade quinto, magazzino Camporicco, anche qui dentro la famosa questione che i carrelli sono segnale di degrado, ecco, qui ne vediamo altri, non vi passano gli odori di urina che ci sono perché questo è il pisciatoio di questa zona, a due passi dal campus Bocconi, siamo proprio di fronte come potete vedere, e sempre qui, che cosa è stato utilizzato per bloccare una porta totalmente scardinata? È stato mollato qui questo mattone, retto da altri mattoni, in mezzo alla fece e all'urina. E come vedete, dall'altra parte, dalle immagini che noterete oggi, nel campus Bocconi nuovo non c'è una postazione per le bici. Guardate qua invece, nella zona più degradata ci sono e sono tutte abbandonate. Addirittura qui, talmente forte l'utilizzo, sono cresciuti i rampicanti. Un rampicante, due rampicanti, tre rampicanti. Giusto perché non ci inventiamo niente e non polemizziamo, stiamo puntualizzando delle cose che non vanno e che qualcuno dovrà anche sistemare. Speriamo che il nuovo sindaco di Milano, che sta osservando dall'alto, faccia qualcosa. Tutti i milanesi lo richiedono. Ma proseguiamo per il perimetrale qui dei magazzini del Comune di Milano. Guardate qua intorno, qui AMSA non deve essere mai passata, c'è veramente di tutto. Resti di serate, oggetti buttati via, bibite, corde. Insomma, si può tenere una cosa del genere davanti alla più grossa università privata di Milano? Cioè, è stato messo questo nastro arancione qui per non buttare dentro la roba, ma la gente la butta dall'alto, infatti si vede che è sparsa per tutto il perimetrale. E parliamo di circa 50 metri, 80 metri, tutti di rifiuti. E
Ed eccoci, siamo proprio di fronte a Pane Quotidiano, a fianco al campus Bocconi. Guardate qui, è stata divelta una sbarra, ma cosa troviamo qui? La discarica di fronte al campus Bocconi. Guardate cosa c'è qua dentro e cosa si lancia qua dentro. Milano 2021. Rifiuti su rifiuti, anche dietro quel muretto di cartapesta, altri rifiuti accatastati lì contro quel muretto. E come vi segnaliamo e come avete visto prima, oltre alla sbarra di vetro, tutta quanta la cancellata è pericolante, guardate. Con un dito, Non sto facendo forza. E questa è di fronte al campus Bocconi, in una via centrale di Milano, via Tibaldi, la circonvallazione, di fronte a Pane Quotidiano. Una vergogna incredibile. Bocconi e dintorni, siamo di fronte al Parco Ravizza. Guardate cosa troviamo. Una bella bicicletta della Ofo, un'altra grandiosa scelta finita male nell'ecologia del Comune di Milano. Andiamo avanti e segnaleremo questo rottame buttato qui davanti al parco giochi dove ci sono i bambini, i cani, un'altra schifezza. City Report!